dovremmo essere. Sincronizziamo. Ben ritrovati pinguini, questo è il mio primo vlog. E di cosa vi voglio parlare? Non so se si è capito nei video che faccio io sono uno di quelli che si può considerare un italiano residente all'estero. E poiché, come voi ben sapete, il giorno 12 giugno ci sarà il referendum per votare su alcune questioni tecniche, sulla magistratura, su queste cose qua. E oggi parlerò appunto di questo. Ma cosa ha a che fare questo con l'informatica? Non ha a che fare un cazzo. Ho deciso di fare anche dei video un po' più leggeri da mettere sul canale, comunque possono essere d'aiuto a qualcuno. Infatti, essendo un italiano residente all'estero, noi riceviamo, diciamo, il plico elettorale con largo anticipo, che però deve arrivare al consolato prima del 12. Oggi io sto registrando che è il 30 di maggio, quindi ci dovrebbe arrivare in tempo. Allora, tutto arriva in una busta. Per questo video ho bisogno di due prop, una forbice e una penna fashion. Allora, cosa facciamo? La prima cosa che faccio è prendere la busta e intanto tagliamo il cazzo, ma strappiamo le cazzo me ne foto. Così vedete come voto un italiano all'estero. Una volta svuotata la busta, che ancora lo devo fare, allora abbiamo dei fogli. Adesso vi faccio vedere. Qui ci sono le istruzioni. Qui ti spiega per cosa si vota. Non le istruzioni di come si vota, ma per cosa si vota. E cosa fare per votare? Questo l'ho fatto già diverse volte, quindi sarà la stessa cosa degli altri. Qui abbiamo le schede. Le schede sono queste. Scheda 1, scheda 2, scheda 3, scheda 4, scheda 5. Non ce ne manca nessuno, ce le ho tutte. Qua mi sta vedendo un tunnel carpale, aspetta, lo faccio meglio. Posa per la thumbnail. Ovviamente io non vi dirò per cosa voterò. Quindi, se state guardando questo video per scoprire cosa voterò, non lo saprete, il voto è segreto. Però molti mi chiedono, ma se tu vivi all'estero, perché voti per il referendum, per le elezioni nazionali? Perché noi ovviamente non possiamo votare per le regionali o per le comunali, ma solamente per le elezioni del Parlamento. Punto uno, perché essendo cittadino italiano, anche se sono residente all'estero, ricordiamoci che votare è un diritto e dovere, quindi non solo ho il diritto di farlo, ma ho anche il dovere. Secondariamente, magari un domani, cioè, vorrei tornare in Italia e se posso in qualche modo contribuire a cambiare cose, perché no? Allora, ora io vi faccio vedere cosa bisogna fare. Dunque, in questo foglio, vediamo se riesco a farvelo vedere, ci sono qua le istruzioni che poi sono riportate anche nell'altro foglio fatto vedere, e questo, diciamo, a parte che oscurerò in video. E questa parte qua che va ritagliata, diciamo il tagliando elettorale, è molto simile a quando vi metto il timbro, penso, nella scheda elettorale. In qualche modo loro con questa roba riescono a capire se il voto è legittimo. Allora, questo tagliando, allora prendere scheda elettorale, aprire e esprimere il voto, ok, questo lo farò dopo. Ripiegare la scheda elettorale e inserire nella busta bianca piccola. Busta bianca piccola. Ah, ok. Cioè, devo mettere scheda elettorale nella busta bianca piccola. Ma ci entreranno mai? Vediamo se ci entrano prima. Non lo so se ci entrano. La telecamera sta scaricando. Devo cambiare la batteria. Allora, in qualche modo ci entrano effettivamente. Dunque, il tagliando, questo qua, il tagliando va messo invece nella busta bianca grande, che è questa, che è quella preaffrancata che va direttamente poi imbucata nella buca delle lettere qua dietro. Quindi questo che ho strappato, il tagliando elettorale, va messo qua dentro. Il tagliando elettorale va messo separato dalla busta piccola, la busta le schede vanno messe in questa busta, questa busta va messa nella busta grande insieme al tagliando. Allora, andiamo a vedere per cosa si vota. Come vi avevo preannunciato, la telecamera è morta, però l'ho cambiato la batteria, adesso riprendiamo. Dunque, quesito numero 1, l'abrogazione del testo unico della disposizione in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
ed il governo conseguenza sentenze definitive e condanne per delitti non colposi. Ok. Ho visto un video di Breaking Italy, anche di Giovizi, per capirci qualcosa sul referendum, ma adesso non mi ricordo un cazzo. Quesito numero 2. La limitazione delle misure cautelari, l'abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274,1 lettera C codice di procedura penale in materia di misure cautelari e segnatamente di esigenze cautelari nel processo penale. Quesito numero 3. La separazione delle funzioni del magistrato, l'abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio di funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. Questa qua è quella che vuole rendere separati i pubblici ministeri dai giudici, essendo entrambi magistrati, vogliono fare in modo che le due carriere siano completamente separate. I primi due quesiti non li ho capiti, li devo andare a studiare di nuovo. Su questo ho già un'opinione. Quesito numero 4. La partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari. L'abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. Anche su questo un'opinione. Praticamente il Consiglio Superiore della Magistratura è formato da diversi membri, sia magistrati togati che forse anche il presidente dello Stato, non mi ricordo di cosa c'è. Tra questi membri comunque ci sono anche dei quelli che vengono definiti membri laici, cioè sono professori di diritto, robe, che a quanto pare non li vogliono più includere nel consiglio direttivo. E anche su questo è un'opinione. L'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche su questo è un'opinione, questo dovrebbe essere il quesito in cui togliere l'esigenza di avere delle firme da parte di altri magistrati e ci si vuole candidare al Consiglio Superiore della Magistratura. Quesiti molto pesanti. Ovviamente, essendo un referendum abrogativo, se voti sì significa no, voti no significa sì, ovvero se voti sì vuoi abrogare e quindi accettare questi cambiamenti, se non vuoi accettare questi cambiamenti vuoi metti no, metti quello che cazzo ti pare. Allora, si vota per corrispondenza con le modalità indicate dalla legge 27 dicembre 2021 numero 459 dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003. In particolare, gli uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore queste robe qua. L'elettore esprime il proprio voto usando esclusivamente un abito di colore blu o nero. E questo abito di che colore? Nero, ok, si può fare. Nella busta più grande già affrancata, l'elettore inserisce il tagliando elettorale già fatto. Già fatto. E la busta piccola chiusa contenente le schede votate. La busta già affrancata, così confezionata, deve essere spedita per posta immediatamente in modo che arrivi all'ufficio consolare entrano inoltre le 16 di giovedì 9 giugno. Cazzo, non era il 12, ho sbagliato. Ah sì, perché loro credo che il 12 faccia lo spoglio delle schede e quindi ci deve arrivare prima. Vabbè. Ok, adesso andiamo a vedere le schede. Ovviamente io ancora non ho espresso il mio voto, quindi ve le posso far vedere. Dunque, qui c'è la prima. Scheda, cazzo ne so, viola, rosa. Scheda rosa chiamiamo. Guardate com'è. Guardate quanto è bellissima. Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 123 testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non composti a norma dell'articolo 1,63 della legge 6 novembre 2012 numero 19? Sì o no? E poi sono riuscita a richiuderla con successo. Faccio vedere anche la seconda scheda. Arancione. Minchia, questa è lunga. Vi risparmio la lettura, vi risparmio. Va bene. Anche questa sono riuscita a chiudere, ragazzi. È importante quando la aprite di saperla chiudere. Scheda numero 3. Scheda gialla. Ma porca noda, ma ragazzi, questa è allucinante. Guardate il quesito quanto è lungo. Scheda grigia numero 4. Questa è, diciamo, pseudo normale. Quella ci vuole il binocolo per leggere, anche se è una bella vista, però insomma, c'è un po' di
di pazienza per leggerla. Infine, quesito numero 5, scheda verde, si presenta in questa maniera. Penso che la messa a fuoco stia facendo dei giochini, quindi magari non so se riuscite a leggere tutte. Vabbè, dai, io faccio questa cosa. Metto in pausa, mi riguardo il video di Breaking Italy perché dura 20 minuti per capirne di più e poi esprimo la mia preferenza e poi faccio della mandala in buco e faccio il mio dovere da cittadino italiano residente all'estero. A dopo. One eternity later. Grazie Alessandro per avermi istruito. Ho espresso le mie 5 preferenze. Adesso vado a mettere le 5 schede all'interno della busta piccola. Vado a leccare. Non mi tagli la lingua. Adesso metto la busta piccola dentro la busta grande affrancata, in cui, come vi ricordate poco fa, ho messo anche il mio tagliando elettorale. Quindi metto tutto qui dentro. Sono un po' impacciato. Lecco di nuovo. Benissimo. Adesso non mi resta altro che andare a imbucare. E lo vado a fare adesso. Allora, qui c'è la buca delle lettere. Non so come sentirete questo audio. Fatto. Benissimo pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Non so se mi vedete sfocato o mi vedete gigantito. Se ovviamente sentirete tutto il rumore delle macchine. Mi raccomando, fate anche voi il vostro dovere da cittadini italiani e ci vediamo col prossimo video. Ciao!